vacanza che ci assomiglia di più? È l'Egitto. L'Egitto? Sì. Sì, siamo andati a giugno e siamo stati bellissimo. Siamo stati bellissimo. Allora, la vacanza che ci assomiglia di più è una crociera. Una crociera con tanti amici. Con tanti amici. L'abbiamo già fatta, ma eravamo 8. La vorrei rifare ora con almeno una trentina di amici. La mia vacanza ideale è sicuramente Sharm el Sheikh. La mia in vacanza ideale invece è Riccione. Viva Riccione, viva l'acqua fan. La nostra vacanza ideale è sole, mare, occhio, tranquillità e niente scuola. Viva l'acqua fan. La vacanza che desidero fare è girare l'Europa, andare in giro per l'Europa, per le capitali europee. Per me la vacanza ideale è questa, sole, mare e divertimento. Peccato che dura pochi giorni, fosse bello se fosse tutto l'anno così. Ciao a tutti. La vacanza che preferisco di più è Ibiza, perché c'è tanto quindi ho voglia di divertirmi. Ok, vai, Riccione. La mia vacanza più preferita è meglio di Acquafanno. La vacanza che mi assomiglia di più è quella di andare a Rimini ad Acquafanno, a Riccione, perché è quella che mi assomiglia di più, perché è sbarazzino, mi piace fare tutte queste cose. La mia vacanza ideale è in Sardegna. La mia vacanza ideale è andare in Thailandia con gli amici. Io però non ci vengo, vado con la Francesca. Allora ci vado io da solo. Vai. La mia vacanza ideale è Formentera con la ragazza della Citroen. La nostra vacanza ideale? Riccione, la Riviera Romagnola. Mare, relax, sole, divertimento. Donne. E soprattutto, tanto, shopping con negozi aperti fino a notte inoltrata. La nostra vacanza ideale è in un'isola tropicale. La nostra vacanza perfetta è all'acqua, tutti i giorni. La vacanza più bella, secondo me, è quando non si lavora e si è in completo relax. Poi noi che siamo qua del posto abbiamo già tutti i divertimenti. La vacanza ci assomiglia di più è venire qui a Riccione e fare una bella girata qui all'Acquafan. Ah, la nostra... Jackie, qual è la tua vacanza ideale? Per me è un'isola deserta. Isola deserta, anche per me. Un'isola deserta con un bel cuscino e un bel materasso, però. Dai, qual è la vacanza? In Australia. Nella barriera corallina. A esplorare... Fai il dito. Deserti. Il viaggio di nozze, 24 settembre 2011. Patagonia e Brasile. Wow, sarà sicuramente fantastica. A Riccione? Sì, dove c'è tanta gente, tante persone. Tanto divertimento. Discoteche, musica, anche il mare. La vacanza che ci assomiglia a me tanto, Acquafan, la più cosa bella che c'è. Anche a me. Pure a te. La mia vacanza ideale, insieme a questa bellissima ragazza qua che è mia moglie, dovunque mi porti, dovunque vada, comunque sia, insieme a lei la vacanza è perfetta. All'Acquafan ancora di più. Non devo dire niente perché tutto l'ho detto a mio marito, perché lo ci penso uguale a lui. La vacanza che ci assomiglia è l'Acquafan. Noi siamo andati in macchina fino alla piscina d'onde. Partite? Aspetta, non muro, che mamma deve... Tu lo devi parlare proprio, Tu? Ma vuoi tu? Va bene. Come mettiamo? Allora, cosa diciamo? Ascolta. La nostra vacanza tutti assieme. Sì, ideale, sole, mare, ozio e tranquillità. E niente scuola. E niente scuola. Voi tre dopo dite, noi ci fermiamo e voi e niente scuola. Va bene? Guarda, c'è un dalmata, un dalmata. Ottimo. Abbiamo vinto la macchina. Facciamo tipo un'isola tropicale. Viva Acquafan! Un'isola deserta? In un'isola deserta, una stecca di sigarette, un'isola deserta. La vacanza ti assomiglia di più. Posso parlare? Dai. Vai. Vai, parti prima te. No, vai te. Ah, dobbiamo già parlare. Ok, vai. Guarda, c'è un dalmata, un dalmata. No, l'ho visto crescere. Guarda che stiamo facendo ora, Riccione, piena di gente. Parla tu.